Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Scusami se non sono molto sexy, ma fa freddo in casa mia. E quindi si può fare sempre in maniera bellissima. Ci ho sistemato un po' i capelli per quello che potevo, ma è di prima mattina questo video, quindi abbiate pazienza. Sì, ultimamente faccio i video di prima mattina, sono orrenda. La luce verrà e scomparirà e la farò magicamente riapparire. Ho dei capelli che sono intrattabili stamattina. Vabbè, dettagli. Cioè, ho notato che nei miei video passati ero molto più presentabile, ora per diverse cause di forza maggiore adesso faccio schifo nei video, ma va bene lo stesso, andiamo avanti. Allora, faccio questo video perché me l'avete richiesto, ritornano le tematiche sessuali. Infatti per quello volevo essere sexy per la tematica sessuale, ma purtroppo ho regalato il mio ultimo rossetto matte a mia mamma. E mattina presto, e presto, insomma, la mattina comunque, non tardissimo, non prestissimo, una video e mezzo. L'ho pure un po' raffreddata, quindi diciamo che non era proprio il massimo. Ho perso l'acqua. Comunque, sono tornata appunto alle tematiche sessuali perché ho fatto, scherzi i capelli, ho fatto un video dove chiedevo a voi delle domande. Allora, diciamo che alcune domande le tratterò in video proprio diversi. Cosa ci incentriamo di più su una tematica che poi gli darò un nome. Si chiama, allora, questa tematica la chiameremo, per parte il fatto sono domande che ho risposto a voi, però visto che ho notato che in comune avevano tante cose, a parte la tematica sessuale di per sé, ma avevano molto la bisessualità, avevano l'omosessualità, l'eterosessualità, avevano queste cose in mezzo. Quindi io cercherò di rispondere a tutte le vostre domande, però comunque diciamo che un tema comune c'è. Quindi poi magari a parte farò il video proprio su questo argomento. Ah, partiamo dal presupposto che non c'è nulla di male, perché alcune domande, alcune ragazze, sono tutte, sia ragazzi che ragazze, sono tutte private le domande, non farò i vostri nomi, ovviamente, salvo se voi non lo vogliate, io non faccio nomi. Allora, non c'è nulla di male nell'essere né etero, né bisessuale, né omosessuale, né tantomeno pansessuale. Per chi non lo sapesse, qualcuno mi ha chiesto, Sara, che cos'è un pansessuale? Pansessuali sono persone come, più o meno, possono essere bisessuali, ma loro hanno proprio la capacità di poter amare, potersi piacere nonostante il sesso, cioè nel senso che hanno, anche loro hanno comunque delle esigenze sessuali come noi, solo che faccio un esempio, ecco. A me piacciono gli uomini, quindi io cerco gli uomini, invece i pansessuali cercano una persona che la possa coinvolgere, piacere a dispetto della sessualità, uomo, donna, che sia, può essere anche una persona transgender, per dire. Può essere anche una persona che magari, ci sono alcune persone che magari non sono né uomini né donne, nel senso che sono nati nel corpo di una donna o nati nel corpo di uomo, però si devono chiamare con un pronome diverso, tipo noi. Quindi loro non guardano questo, ma guardano la persona, guardano l'anima della persona, che alla fine è una cosa molto bella, è molto dolce come cosa. Purtroppo questa cosa secondo me noi ci nasciamo poi nell'adolescenza e si sviluppa, quindi io personalmente conosco tante persone impiegate bisessuali. Poi ho conosciuto da poco anche un pansessuale. Più che altro è più comune, cioè per me, quelli che conosco io, o essere omosessuali o essere bisessuali. La pansessualità poi, per carità, ci sono quelle persone che magari non lo sanno nemmeno di esserlo, però. E molte persone invece, non so perché, ancora nel 2020 si vergognano di dichiarare che sono bisessuali o omosessuali, quando tra un po' la cosa più strana sarà etero. Allora, alcune persone lo fanno per scherzo, è una cosa che io non sopporto. Cioè, nel senso che alcune persone per farsi vedere fanno finta di essere bisessuali, queste cose qua, non c'è da scherzare, nel senso che molte persone soffrono a volte, perché purtroppo nella nostra modernità, tra virgolette, siamo ancora retrogradi, nel senso che molte famiglie non accettano ancora il figlio o la figlia lesbica, io adesso dico così, ma in teoria siamo omosessuali, però la corretta. Non accettano comunque che, soprattutto negli uomini, non tanto nelle donne, ma negli uomini, che sia magari il figlio gay, che il figlio magari faccia appunto anche questa cosa, la farò poi in privato, che si travesta, che si trucca, tipo drag queen, che magari gli piaccia comunque, cioè gli piace essere uomo, ma gli piace anche truccarsi. E molti dicono, ma perché allora non. Io seguo anche uno youtuber, che vi lascio sotto se riesco poi, nella descrizione, che è appunto. Lui è fiero di essere uomo, però si trucca. Fa anche proprio come una drag queen, si trucca meglio, molto, molto, ma molto meglio di me. Quindi perché rompergli le palle? Comunque, passiamo alle domande per non dilungarci troppo.
Allora, le domande che mi sono state fatte sono, allora, uno di un ragazzino che mi ha chiesto quando si capisce di essere non eterosessuali? Allora, non c'è, secondo me, un'età precisa, lo capisci dal fatto di essere attratto non solo magari dalle donne, ma anche dagli uomini, o magari non sei proprio attratto dalle donne. Ovviamente in questo periodo deve avere comunque delle conferme a lungo termine, nel senso che non è che se ti piace sono un tuo amico maschio o sono una tua amica femmina, vuol dire uno esclude l'altro, è una cosa che ci vuole del tempo. Io essendo eterosessuale non, cioè, ho scoperto di non essere, perché c'è stato un punto della vita in cui pensavo di essere magari anche lesbica, però ho scoperto di non essere, di essere attratta più dagli uomini, è una cosa che comunque ci vuole tempo. Io l'ho scoperto dai 13 fino ai 16 anni, ero ancora incerta, sono sincera, io sono sempre stata sincera, perché comunque non vedevo che stavo con nessuno, non avevo mai baciato nessuno, quindi incertezza c'era. Che di essere bisessuale, non è che non ci sarebbe stato niente di male. Quindi è una cosa che secondo me prima o poi una persona la capisce. Se non l'hai ancora capita, non ti preoccupare, prenditi del tuo tempo, non c'è fretta. Perché quando si è giovani, alla fine penso che dopo un po' si capisca da solo, da sola come cosa. Perché comunque arriverà, quando arriva l'attrazione fisica lo capisci da solo. Poi altre cose che mi hanno chiesto, allora. Due se sono a favore delle coppie omosessuali, bisessuali, eccetera, sì, assolutamente sì. E rispondo anche all'altra domanda dei figli, assolutamente sì. Perché io ho visto tante persone, questo ci sarebbe un dibattito lunghissimo, però io sono dell'opinione che se un bambino è felice, non importa se sta con uomo uomo, donna donna, eccetera, per me l'importanza è che abbia l'amore, non importa con quale persona sia. Vedo tanti bambini nascere in famiglie dove ci sono, tra virgolette, normali. E poi nascono dei problemi, guardate tipo la mia, io amo i miei genitori, però purtroppo ho subito comunque un trauma quando i miei si sono separati, litigavano sempre, tutto, quindi cioè, non è vero che se la coppia è normale, uomo-donna, il figlio nasca sano di mente, guardate me. Cioè, la persona, poi non è assolutamente vero, sfatiamo questo mito, che se la coppia omosessuale ha un bambino, lo adotta, il bambino e arrivi per forza alla pubertà, che anche lui è bisessuale o omosessuale, non è vero. Questa cosa si può verificare anche se la coppia è normale o viceversa. Quindi è una cosa che non è vero, non è che si trasmette, non è un germe, cioè non è un virus, un batterio. Quindi l'educazione sarà la medesima. Anzi, penso che, visto che per una coppia omosessuale il fatto di poter adottare sia più complicato, penso che ci voglia più amore, ancora di più, di persone che magari ci capitano ad avere dei figli in coppie normali, che magari sono stati insieme da tanto tempo, ma sì, facciamo i figli, e poi si vede il bel risultato che si ha. Non per sminuire le coppie normali, ci mancherebbe, però ho notato che comunque ci sono molte coppie che comunque hanno anche magari due padri o due madri. Adesso vedo più che altro tante, non coppie. Nel senso, vedo tante madri single, quindi se potete, cioè, tecnicamente avere due figure genitoriali che siano uomo e donna, chi se ne frega? Cioè, nel senso, l'importante è che date l'amore ai vostri figli. Quindi io sì, sono pro. Non ho nessuna. Io sinceramente sono per comunque i bisogni del bambino. Sì, ok, avrà dei problemi quando andrà magari a scuola e tutto. L'importante è sempre l'educazione, la cosa più importante. Educazione che deve essere data a livello emotivo, a livello comunque comportamentale, sessuale, tutto. Altra cosa che mi avete chiesto, mal di gola. Allora, c'è stata una persona che mi ha chiesto cosa ne pensi del sesso estremo. Nel senso, questa domanda, eccetera. Allora, in generale, allora, io sono dell'idea che uno in coppia, occasionalmente, mi raccomando, usate sempre il profilattico, perché evitiamo di diffondere le malattie sessualmente trasmissibili. Sì, le malattie si possono solo impedire tramite preservativo, non c'è nient'altro che lo impedisce. Esiste una specie di preservativo femminile, ma io non l'ho mai utilizzato in quanto non mi trovo bene, vi consiglio il semplice profilattico. Se avete invece una coppia stabile, vi fidate l'uno dell'altro, ci sono altri metodi contraccettivi, che ho fatto un video molto vecchio, che vi lascio sotto, vi lascio da qualche parte. C'è una playlist con scritto tematiche sessuali, comunque. Comunque ce ne sono svariati tipi. Tra l'altro, nell'anno in cui siamo non fanno male. Nel senso, comunque dovete andare da un medico e informarvi tutto, però non morite. Meglio della pillola del giorno dopo, quello è sicuro. E meglio delle malattie venere. Comunque, tornando alla domanda principale. In generale io sono dell'idea che ognuno può fare quello che vuole con la propria compagna, compagno, che sia appunto occasionale o
fisso. Io personalmente, se volete sapere la mia opinione, a me non piace. Non mi piace il fetish, non mi piace il sadomaso, mi piace una cosa un po' più tranquilla. Non vado nei dettagli perché ho detto non fatemi domande personali, perché io l'unica cosa che posso dire è che sono eterosessuale. Ho baciato una donna quando ero più piccolina, avevo 13-14 anni, forse anche un po' di meno, per capire la mia sessualità, non me ne vergogno a dirlo. Può capitare, non è che non c'è niente di male. Ho baciato poi solo uomini, quindi fine della storia interessante. Ho avuto la mia dose di esperienze sessuali, però non vado a dirvi cosa mi piace, perché sinceramente rimango sul generico. Comunque io non ho nulla. L'importanza è che non vi ammazzate in fare queste pratiche. In sadomaso non vi fate del male, poi per il resto uno è libero di fare quello che vuole. Alla domanda che mi avete fatto, allora, molte erano molto simili tra di loro, del tipo. Quando bisogna fare coming out, quando. Allora, io non, purtroppo sono etero. Però vi posso dire che allora, molte persone che conosco l'hanno fatto quando si sentivano pronte, quando avevano degli amici a sostenerli, quando pensavano che i genitori potevano capire, hanno cercato di farlo in una maniera molto delicata, o magari si sono fatti aiutare comunque da una persona, diciamo, di mezzo, mediatrice, chiamiamola. E quello dovete deciderlo voi, nel senso che comunque non c'è nulla di male, ripeto sempre la stessa cosa. Che altro posso dirvi? Questo, non lo so, parlate piuttosto con il vostro migliore amico, vostra migliore amica, con i vostri amici, ditelo anche ai vostri stessi amici. Non è, allora, la cosa più stupida che io ho sentito nelle domande è che alcuni ragazzi hanno tanti amici uomini e dico, io mi vergogno di dire al mio gruppo che sono gay. Non vuol dire per forza che tu essendo gay, i tuoi amici pensano, oh, allora è gay, ci salta addosso. No, non funziona così la storia. Idem per le donne. Quindi andate tranquilli, diteglielo in una maniera comunque tranquilla, non aggressiva, tranquilla, così poi chi è veramente vostro amico rimarrà. Quelli che se ne andranno perché sono solo dei coglioni che non capiscono nulla, sinceramente. Altre domande che mi hanno fatto è una ragazza mi ha scritto in un altro video che ho fatto, le dimensioni contano sia per uomini che per donne. Mi ha scritto una ragazza, mi fa: io ho poco seno e ho poco sedere, quindi non ho molte forme. Posso comunque ugualmente piacere ad un uomo? Adesso questo poi ci farò un video molto grande sul fatto di piacersi e amarsi. Sarà il mio prossimo tatuaggio che farò, che c'è scritto amati. Allora, io sono dell'opinione che noi dobbiamo amarci così come siamo. Lo dice una che di imperfezione ne è piena. Quindi anche se non avete un corpo prosperoso o non avete un corpo tipo scolpito, palestrato, con la pancia piatta, e c'è una pancia che sembra quella di un palloncino sgonfio perché ho perso 75 kg, per quella volta non mi vedete sfilare con i vestiti. Perché a me non mi vedrete mai in bikini, penso, perché no, non sono fierissima della mia pancia, però l'accetto, c'ho la pancia, la mia pancia è così, la mia pancia non se ne può andare, ovviamente fai la addominoplastica, bla bla bla. Voi sareste a vostro agio a farvi aprire da danca danca e fare un taglio dell'ombelico sotto i ferri per avere la pancia piatta. Io no, quando magari avrò dei figli ci farò un pensiero, ma per ora sotto i ferri non ci voglio andare, grazie. Quindi mi tengo la mia pancia da palloncino sgonfio, che sono comunque contenta di essere così, sono sana e tutto il resto sono magari in formissima, quindi amatevi così come siete. E poi l'uomo, ci sono tanti uomini che piacciono cose differenti, quindi anche se non avete un grande seno, delle grandi doti posteriori, posso assicurare che ci sono degli uomini a cui piacciono anche delle donne molto minute, come delle donne curvi, come delle donne abbondanti, delle donne magari più basse, più alte. Ci sono tantissimi, quindi non vi scoraggiate, mettete in mostra quello che avete di bello. La donna non è composta solo da seno e sedere, perché sì, ok. Sono le cose che magari attirano di più gli uomini, però, come anche le donne, viceversa la situazione. Però abbiamo comunque i capelli, abbiamo gli occhi, tipo il mio ragazzo era molto 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 attratto dai miei capelli rossi quando ci siamo conosciuti, e dai miei occhi stranamente, sì, guardava anche il mio seno, non è che non lo guardasse, però io all'epoca quando l'ho conosciuto era un periodo un po' bruttino ed ero uscita molto molto di peso, quindi di seno avevo ben poco. E diciamo che appunto notava molto il colore dei miei occhi perché io ho una parte che è controlucida da blu, quindi figuriamoci dove andavo a guardare. Quindi ci conosciamo da poco tempo, quindi posso assicurarvi che ci sono delle cose, degli aspetti che magari gli uomini guardano, come può essere la gamba, il collo, i capelli, anche il modo di atteggiarsi. Quindi non è che se avete poco seno, poche forme o se ne avete troppe, non guarderanno solo quello.
Io sono uscita, il mio ex ragazzo, ho trovato che avevo 140 kg, quindi ragazzi, ce n'è per tutti, non vi preoccupate. Quindi, ho trovato invece il mio attuale ragazzo, quando ne pesavo 61, sono uno scheletro. E lui invece mi ha detto, cioè, mi ha accettato così come sono, quindi ho ripreso anche dei chili, anche troppi. Secondo me, lui mi ha accettato così come sono, pancia, non pancia, sedere, non sedere. Io ho un sedere prosperoso che anche se peso 50 kg mi rimane lì attaccato. Penso che a 50 kg sarei già morta, però. Poi, quindi, accettatevi per come siete. Massimo, fate qualcosa per la salute, non fatelo solo per l'aspetto. Tanto l'aspetto fisico non si arriverà mai alla perfezione. Altre domande che mi hanno fatto, mi hanno chiesto cos'è il poliamorismo e se sono a favore. Allora, ultimamente mi sono informata molto sul poliamorismo perché guardavo dei programmi e su TikTok mi è capitata una coppia che è poliamorista. Allora ho chiesto un po' questa cosa, all'inizio non la capivo, però devo dire che non. Io sono per l'amore libero, quindi se veramente tre persone. Vi spiego che cos'è il poliamorismo. Il poliamorismo è quando ci sono più di due persone nella coppia che stanno insieme effettivamente, non è una cosa di orgia che tutti dicono che è una cosa sessuale, no, sono proprio tre persone che vivono insieme nella stessa casa e stanno insieme, tutti e tre insieme. Normalmente è a tre. Poi ho sentito anche di coppia 4, però non lo so. Verificate no, verificate questa coppia e anche su TikTok e tutto, ho chiesto un po' perché dovevo fare questo video. E sì, loro sono felici, all'inizio erano in due, poi lei ha conosciuto una ragazza, si è innamorata, il ragazzo l'ha conosciuta, si sono innamorate a vicenda, è un po' una cosa un po' così, e quindi adesso vivono tutte insieme felicemente, nessuno tradisce nessuno, possono tutti insieme, e perché ovviamente sono tutti bisessuali, tranne il ragazzo, no, forse anche il ragazzo è bisessuale, e si trovano bene così, perché comunque hanno trovato un carattere simile e tutto. Magari un po' l'anno scorso non ero molto d'accordo, perché secondo me si può amare solo una persona, però alla fine pensandoci non è vero. Secondo me se tu vai d'accordo con più persone, avete comunque un buon gruppo, riuscite comunque a dividere, avere più caratteri, completarvi, perché no? Secondo me il cuore si può dividere anche in tre. Cioè, alla fine comunque l'importante sia rispetto e amarsi veramente. Poi magari sì, qualcuno lo amerei più per una cosa, uno un po' più per l'altra. Però alla fine se uno è felice, perché no? Magari le coppie a 4-5 magari fanno un po' proprio esagerato. Però penso che il poliamorista 3 non sia una cosa brutta. Se comunque ovviamente ha a che fare con l'amore, perché io sono più per l'amore che per il sesso, se non si è capito. Poi, molti hanno chiesto appunto, esiste il sesso senza amore? Allora, esiste. Io non ci credo. Nel senso, non credo al sesso senza amore perché io per avere un rapporto intimo devo provare qualcosa per la persona. Che sia un affetto, un affetto molto profondo, un'intimità, devo avere comunque un certo legame, non ci riesco ad avere un rapporto intimo con la persona se non la amo, mi dispiace. Io sono vecchio stampo. Quindi tutti i ragazzi, due ragazzi che ho avuto. E che ho tuttora uno di questi, li ho sempre amati. Sono andata a letto con loro quindi perché li amavo. Se no, non penso ci sarei mai andata. Altre domande che sto cercando di farmele venire in mente perché me ne avete scritte tante. So che non potevo scrivere tutto sul foglio, se niente, ero scema. Allora, c'era una domanda che mi ha fatto un mio amico, però farò un video poi con quella parte sul mondo, come vede la sessualità una drag queen. Però era molto lungo come procedimento e sinceramente non ne ho idea, quindi non posso rispondere a una domanda che non so, perché di solito vi documento. Altre cose? Allora, mi hanno chiesto. Ah sì, una ragazza che penso che sia giovane, spero, mi auguro. Cioè, giovane. Non so, non lo so, non sono andata a vedere questi profili, mi ha chiesto quando è giusto farlo, per la prima volta. Ho fatto un video proprio che si chiama Le prime volte. C'è sempre la playlist, vi lascio al massimo il link sotto dei video precedenti, così se vi servono potete andarli a vedere con eventuali tematiche. Non c'è un momento preciso secondo me, ovviamente se hai 11 anni non farlo, perché è presto, però perché non ho visto quanti anni hai, però diciamo che devi sentirtelo, c'è gente che lo fa tardi, c'è gente che lo fa presto, devi essere in sintonia con la persona, non deve spingerti ovviamente, non deve darti pressioni di essere sicura. E starci ovviamente da un tot di tempo, secondo me almeno un minimo di conoscenza, e devi sentirti a tuo agio con lei. Se poi questa cosa c'è, accadrà, prima o poi accadrà. Ad esempio, io ho avuto la fortuna di avere tutti i ragazzi che prima di me non hanno avuto nessuna. Che
quindi un po' tutti quei ragazzi che avevano una certa età quando hanno fatto con me, quindi posso dirti che non c'è un'età precisa, ovviamente dobbiamo arrivare a 40 anni vergine, però non avere fretta. Io ad esempio nel mio gruppo di amici forse sono stata, non dico l'ultima, ma l'ultima no, perché c'è ancora qualcuno che mi batte, però diciamo che ho fatto un'età, non dichiarerò mai la mia età perché i miei guardano questi video, quindi non dichiarerò mai la mia età, nessuno lo saprà mai, però l'ho fatto comunque in un'età che io comunque sono stata contenta di aver fatto quell'età lì, perché comunque avevo consapevolezza di me stessa, che è ovviamente un'età che va dai 13 anni in su, solo questo vi posso dire ovviamente, però comunque sono contenta della mia scelta. Altre domande? Allora, non è che non ho la memoria fotografica, almeno quello. Allora, insomma, allora, pensandoci, vabbè, terminiamo col video, poi se mi verranno in mente altre domande ve le farò poi nelle prossime sessioni. E niente, io vi ricordo sempre, allora, tre cose sempre importanti che dice sempre mio padre. Allora, fate sempre attenzione quando avete rapporti sessuali per proteggervi sessualmente e anche da gravidanze indesiderate. Non tratterò mai un argomento che mi avete chiesto se sono pro o contro l'aborto, perché c'è stata una, diciamo, una live che abbiamo fatto dove io ho espresso la mia opinione, è uscito fuori un putiferio, quindi non mi chiedete mai questa domanda, non la tratterò mai, perché sono, secondo me, questioni troppo delicate. Quindi, perché una persona può pensare in un modo o in un altro, quindi sarà l'unica tematica che non tratterò mai. Perché secondo me possiamo avere pensieri diversi. Perché purtroppo, visto che questa tematica è veramente molto, molto delicata, quindi fate attenzione, regola numero uno. Fate attenzione, usate sempre preservativo o qualsiasi altro metodo contraccettivo, però l'unico sempre preservativo contro le malattie. Altra cosa importante, sessualità, la comunicazione. Parlate sempre col partner, anche se avete richieste strane, non vi piace qualcosa, anche a livello non solo sessuale, parlate. E altra cosa, il tradimento, no, vi prego. Siete rispettosi della persona con cui siete accanto, se non vi trovate bene, se c'è qualcosa che non va anche lì parlatene, lì piuttosto lasciate la persona o parlate, lasciatevi di comune accordo e poi intraprendete un'altra relazione con un'altra persona, magari in un lasso di tempo che vi permette anche di capire cosa volete veramente dalla vita. Il resto, amatevi sempre per come siete, questa è una parte di. Sono diventati più di tre, però amatevi per quello che siete, non vi vergognate di ciò che siete o di ciò che comunque sarete e deciderete di essere. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video con le tematiche sessuali. Se non ho risposto a qualche vostra domanda, scusatemi, ma mi sono dimenticata, scrivetemela sotto, oppure lasciatemi come fate sempre nel mio profilo di Instagram o dove volete voi, insomma, va bene lo stesso. Io vi saluto, al prossimo video, fate bravi!